Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di The Last of Us 2 voglio mettervi in guardia da un bug che potrebbe costarvi intera avventura. Per fortuna esiste il salvataggio sia manuale che automatico. Se avete salvato dopo il bug manualmente, avete ancora qualche speranza di uscirne fuori grazie al salvataggio automatico. Il mio consiglio è sempre quello di gestire più salvataggi. Qual è il bug in questione? Una volta che siete arrivati qui, praticamente nella struttura in cui vedete due fazioni, diciamo, darsi battaglia, arrivate con la barca, potete decidere se scendere dalla barca e perlustrare questo edificio oppure proseguire. Se scendete dalla barca, non commettete assolutamente l'errore di proseguire poi normalmente, senza barca, perché è presente un bug che poi non vi fa più tornare indietro, avete bisogno poi della barca e siete rimasti fregati. Ora, con la barca qui, una volta che proseguite, arrivate praticamente in questa zona, dove c'è questa sorta di rampa. Normalmente Ellie non riesce ad attraversarla, ma se vi immergete e riemergete dall'acqua, per qualche strano motivo ci si ritrova dall'altra parte. Quindi sembra una cosa voluta e quindi tranquillamente si prosegue l'avventura, per poi accorgersi che la barca è rimasta indietro e serve assolutamente per proseguire e non potete più tornare a recuperarla. Quindi mi raccomando, se scendete dalla barca qui per esplorare, poi assicuratevi di riprenderla per proseguire l'avventura, altrimenti rimanete bloccati.